E finalmente siamo riusciti a rilasciare, con una settimana di ritardo, questa enorme versione 0.5 del gioco. Questa è la versione sicuramente più grossa, la più rivoluzionaria, che ci apre la strada a tantissime cose. Cominciamo subito dalle novità. La prima importante novità è quella dell'aver aggiunto il lanciatore di gioco. Vale a dire, non scaricherete più dal sito il file .zip con tutti i file all'interno, ma avrete l'installatore vi scarica il lanciatore e ha diverse funzionalità. Innanzitutto è possibile regolare la qualità del gioco prima di avviarlo, selezionare varie versioni vedere la pagina delle novità delle varie versioni nella pagina web a destra. Può ricaricare con F5, eccetera. La particolarità è che il lanciatore è già provvisto di una funzionalità di auto-aggiornamento, quindi al rilascio di nuove versioni del lanciatore si aggiornerà da solo. Al rilascio di nuove versioni del gioco, invece, anche quello si aggiornerà da solo. E quindi in quel caso vi comparirebbero più versioni nel menu a tendina. E ovviamente il nostro bellissimo lanciatore può avviare il gioco. Abbiamo aggiunto i loghi di Element Gaming, il nostro nuovo sponsor, sia nella schermata di avvio, sia nel menu principale, e c'è stato un rinnovamento della schermata principale. Come potete vedere abbiamo aggiunto questa nuova sezione semitrasparente e quest'altra, ma soprattutto i tasti hanno un'animazione ogni volta che si torna alla schermata del menu principale. Ho corretto un piccolo bug con l'immagine di Adri che mostrava alcune parti semitrasparenti. Un'altra novità dal punto di vista dell'interfaccia, per modo di dire, è quello di aver aggiunto la barra della vita sulla testa dei mob. Questa verrà attivata al primo colpo che darete ai mob e scomparirà se dopo, mi sembra, 20 secondi, se non li attaccate più. Sicuramente è molto più carino poter vedere la vita del mob mentre cercate di ammazzarlo. Abbiamo aggiunto un nuovo carinissimo mob, per quanto sia piccolo, ed è il mob B2. Un giorno daremo un nome a tutti i mob. Questo nuovo mob ha un comportamento un tantino diverso rispetto agli altri, ovvero cercherà di avvicinarsi a voi e rilasciando delle particelle vi avvelenerà. Vi farà quindi perdere ogni secondo un'unità di vita e dopo avervi attaccato scapperà via per l'ambientazione come un pazzoide, cercando di non farsi prendere da voi. Abbiamo aggiunto altre due nuove mappe. Questa per esempio è la mappa dei sotterranei nel livello lavico. Quindi abbiamo dovuto, di conseguenza, revisionare molto il sistema delle ondate. Queste nuove mappe sono molto più grandi e interessanti rispetto alla prima mappa, che era veramente molto piccola. La grandezza delle nuove mappe, c'è da dire, vi costringe a cercare i mob in giro per la mappa, perdendo anche tanto tempo. Quanto sei carino, bastardo, non scappare! Bastardo! Con questo nuovo sistema di ondate la mappa in cui siete non sarà fissa ma cambierà ogni tre ondate in una rotazione di tipo casuale. Potete anche notare inoltre che nella mappa della lava, la lava stessa vi infligge danno, togliendovi 45 punti vita appena vi entrate e altri 5 punti vita, distribuiti in 5 secondi, quindi praticamente un danno al secondo, dopo che siete usciti dalla lava. Ogni nuova mappa ha e avrà la propria personalissima colonna sonora, cosa che contribuisce a creare un'atmosfera completamente diversa in ogni ambientazione. La lava ha la sua colonna sonora, il nucleo dell'agglomerato 7 ha la sua altra colonna sonora. Insomma, le cose si stanno molto ingrandendo. Fra i mob, alcuni, categorizzati come fluttuanti, come per esempio il mob A2 e il mob B2, potranno anche camminare sopra la lava, in pratica potranno volarci sopra, e raggiungervi nei luoghi dove il mob A3 e il mob A4 non possono. È doveroso dire che anche fra le tantissime cose, l'immenso programmatore Diamond Miner Ita ha fatto un'enorme ottimizzazione e pulizia del codice. Ora, se soltanto il caso mi concedesse di andare alla terza mappa, potrei anche farvela vedere. Ma park! Ed ecco a voi la terza mappa del gioco, o la seconda che sia. Questa è la mappa del nucleo dell'agglomerato 7, e questa ovviamente è roba di lore. Un giorno riusciremo sicuramente a mostrare anche molto di più la storia all'interno del gioco. Però, ovviamente, siamo ancora in stato di alfa. Quindi, sono riuscito finalmente a farvi vedere tutto. Il link del download del gioco è in descrizione, vi invito caldamente a provarlo, e magari, chissà, lasciateci anche qualche commentino. Quindi, grazie per aver visto il video fino ad adesso, e... basta!